Ciao a tutti amici, oggi volevo salutare delle persone che sicuramente voi non conoscete, però le saluto lo stesso. Sono quelli della stanza di Yahoo, perché io mi ricordo prima di YouTube andavo sempre a chattare Yahoo e le stanze erano belle, c'erano le stanze italiane, c'erano un casino di stanze. Invece adesso Yahoo ha fatto un casino, ha tolto tutte le stanze italiane, allora le persone si vogliono parlare, devono andare nelle stanze americane ed è brutto, infatti non ci sono più, non c'è più tanta gente. Allora volevo salutare innanzitutto Kenwood, poi Stella, perché venerdì non sapevo cosa fare, allora sono andato in chat, che era da tanto che non andavo, e allora li ho rincontrati. Allora io nel Yahoo il mio nick è Scani Spank, che praticamente sarebbe lo Spank, perché allora, perché sono bello, e allora dicevo sempre io yaya biba mangia yaya micia. Poi dopo mi sono stufato tanto di Scani Spank che mi sono cambiato il nome in Doraemon. Infatti adesso c'è la foto di Doraemon. Però anche Ciuschi veniva in chat. Poi volevo salutare Ringhio e Spupazzami, che stavano nella chat ancora singolo 1. Poi volevo salutare io andavo sempre nella stanza ancora singolo 1. Poi c'era Amore 1. Poi c'era Fuori di Testa 1. Poi c'era scuola università. No! Scuola università andavo sempre perché c'era uno che stava lì, allora lo dobbiamo fare arrabbiare. Cose belle. Poi non mi ricordo più nessuno. Poi c'erano la stanza religione, dove c'era uno che diceva sempre la messa. Che palloso. Poi c'era la stanza, non lo so, c'erano altre stanze. Comunque, per il modo Kimwood, che infatti no, sabato sera mi sono messo a chattare fuori nel giardino col computer portatile. Cioè, ho iniziato lì alle 5 o alle 6, c'era il sole. Poi alla fine ho finito alle 11. Notte, zanzare, mi hanno punto ovunque. Stavo molto bello. Sì, ho organizzato una festa tra amici, barbecue, io, c'eravamo io, Kenwood, Stella, c'era anche una Grogilau, c'era un'altra persona, non me lo ricordo. Poi basta. Poi, altre cose, per quanto riguarda la teoria lì dei numeri infiniti, guardate che non è mica una cosa inventata da me sul momento. Ci sono un casino di studi, anzi, il mio è un paradosso, si può ricondurre benissimo al paradosso di Achille e la tartaruga. E quindi esiste, è una cosa che tutti sanno, ci sono anche delle soluzioni a questo paradosso, però non l'ho letto, cercate in Wikipedia. Poi, altre cose. Allora, per il momento è tutto, ciao a tutti.